Aspetta un momento. Ok. Siamo in diretta, sì. Buonasera, eccoci ritrovati al nostro consueto appuntamento del mercoledì, sempre precisi con l'orario, sono le 19 in punto. Questa sera l'Istituto Mondiale di Intelligenza Intuitiva tratterà un'ulteriore argomentazione, quale l'intelligenza intuitiva, come funziona nelle relazioni. È la quarta lezione che teniamo. Tutte queste lezioni che noi teniamo sono poi in predisposizione di dei corsi che potremmo attivare a seconda delle vostre esigenze o delle vostre aspettative o delle vostre peculiarità. Abbiamo iniziato facendo la prima lezione con intelligenza intuitiva, diciamo in linea generale, in larga scala. Poi abbiamo parlato del corpo, di come il corpo parla, di quanto fingiamo tanto nella psiche, nell'anima, invece quando il corpo parla dobbiamo prenderci cura appunto di quello che noi stiamo facendo nel nostro percorso animico. Poi abbiamo parlato ancora dell'intelligenza intuitiva, degli antenati, dei genitori, delle influenze, del patrimonio genetico che loro ovviamente ci lasciano, che è un patrimonio genetico a livello cellulare, di caratteri somatici e di caratteristiche quali il carattere, come consideriamo tale, e di come questi debiti o queste, diciamo, quello che noi a grandi linee valutiamo negativo può essere trasformato da noi in positivo, appunto perché c'è l'evoluzione. Stasera tratteremo col dottor Jett invece l'intuizione nelle relazioni, un campo vastissimo perché sappiamo che oggi come oggi, quanto mai le situazioni, le relazioni sono diventate a dir poco problematiche o comunque difficili da gestire, sempre perché non diamo ascolto a quella vocina interiore, l'intelligenza intuitiva, quella maestranza, perché ogni persona, ogni individuo che noi incontriamo non solo non capita per caso nella nostra vita, capita in un momento determinato e più delle volte è un piatto che noi abbiamo ordinato dal nostro ristorante galattico, diciamo così. Grazie Lore, sei sempre bravissima. Dunque, praticamente nelle relazioni, quando si inizia una relazione, si crea sempre un corpo, noi chiamiamo anche il corpo genetico relazionale che ha conseguenze. Sappiamo che, quindi facciamo delle ricerche sul corpo genetico relazionale, ne abbiamo già fatte, quindi cos'è questo corpo? Sappiamo. Non è necessario dimostrarlo perché classico il corpo quando c'è un uomo e c'è una donna e hanno una relazione nasce un bambino, quindi un nuovo corpo. Quando in una città diverse persone si mettono insieme e creano per esempio una città, nasce una città, quindi nasce qualcosa. Poi si dice c'è il corpo dello Stato, c'è il corpo forestale, cioè in qualsiasi ogni volta che ci sono relazioni, si crea qualcosa di nuovo che non è una fantasia, ma è in tutte le realtà è qualcosa di reale, no? Sì, assolutamente. Quindi le relazioni sembrano essere qualcosa di molto importante, sappiamo che tutti vogliono relazioni, chi ce l'ha, chi si lascia, chi non ce l'ha. Si può parlare naturalmente anche dell'amore, ma parliamo delle relazioni in generale perché ci sono tanti tipi di relazioni, quindi ne parliamo in generale, no? Certo. Ecco, quindi vediamo se va tutto bene. Sì, tutto va bene. Ciao Adriana. Ciao Carmen, vi Ok. salutiamo. Sì, appena mandiamo in onda tutti non ricevono subito il link, quindi forse è meglio aspettare un po', mettere prima un piccolo video finché la gente non arriva e aspettare. Poi però chi vede la ripetizione poi deve vedersi questo pezzo, Può no? seguire dall'inizio, fin dall'inizio, Sì. qualora non abbia fatto. Sì, appunto, come dicevi tu,
L'intelligenza intuitiva nelle relazioni non è solo la relazione fra uomo e donna, è fra mamma e figlio, è appunto, come dicevi tu, fra colleghi, no? L'unione di intenti, l'unione di, come dicevi, la condivisione di determinate strade o strategie, quindi può creare anche, che ne so, dell'associazionismo, per esempio, delle associazioni, come si formano? Se non appunto sono dei piccoli gruppi, dei piccoli corpi che poi possono diventare grandi, come dicevi tu, il corpo forestale dello Stato, viene chiamato proprio così, no? E quindi è una cosa che va sul concreto, perché più noi mettiamo nei nostri incontri, nel nostro operato, quello che noi sappiamo fare, maggiore è la relazione che si riesce a creare. Quando abbiamo la situazione conflittuale, è presto detto, quando non siamo sinceri con gli altri, ma prima di tutto non lo siamo con noi stessi. Perché se io ho un obiettivo, o voglio fare, che ne so, un'escursione, e quindi mi metto con tante persone che vogliono fare anch'esse l'escursione, ma ognuno deve essere presente a se stesso. Perché se durante quel cammino uno dice no, non voglio fare più l'escursione, uno vuole andare al ristorante, uno si vuole sentire la musica, uno vuole fare una qualsiasi altra cosa, allora, prima di tutto, come in ogni situazione di vita, bisogna essere onesti con se stessi e consapevoli di se stessi. L'ennesima domanda è: chi veramente può ritenersi consapevole di se stesso? Presente. Perché andiamo sempre, no? Nel passato, nel futuro, quello che esiste è solo il momento, qui ed ora. Se io sono presente, se ho detto una cosa e il mio obiettivo è quella cosa, sì, posso anche, diciamo, amalgamarmi o essere malleabile rispetto anche alle esigenze degli altri nel momento in cui mi vado a interrelazionare. Però il mio cammino deve essere comunque il mio cammino, fatto insieme. Cioè, è come se ognuno di noi in quell'escursione, invece di portare io una valigia sola, ognuno di noi porta un piccolo bagaglio che necessita per la valigia. Un indumento, un picchetto, un qualcosa per accendere il fuoco, cioè a seconda delle esigenze che si possono avere. Il problema nasce appunto il conflitto perché non si è presenti. Prima di tutto a noi stessi, perché possiamo mentire agli altri quando vogliamo, però in realtà ci nascondiamo dietro un dito perché gli altri ci vedono benissimo quello che siamo. Anzi, più delle volte sono molto più consapevoli gli altri di noi stessi. Molto spesso viviamo delle proiezioni, e cioè gli altri, se noi pensassimo che gli altri, come tanti, gli specchi e segni, come Jung, come tantissimi, no? Lavorano sulla funzionalità che l'altro è un nostro specchio, no? Possiamo capire tante cose, perché molto spesso posso dire che noi riproveriamo l'altro della nostra inabilità di quel momento, inattitudine momentanea. Cioè, se l'altro mi fa arrabbiare e io mi fermo sul fatto che l'altro mi fa arrabbiare, però non metto in discussione, dico vabbè, ma perché scatino questo atteggiamento? Perché si dice che io sono quello che sono, il mio atteggiamento è quello che tu mi tiri fuori. Se io litigo con una persona, magari con un'altra invece sto in pace, con un'altra riesco a scherzare, con un'altra mi riesco a baciare, con altre 10 riesco a andare a una festa, no? A seconda di. E quindi è proprio questo. Quindi ci sono tantissimi aspetti, ma adesso, dato che è un corso, appunto, come possiamo, quali informazioni possiamo dare? Cioè, nelle relazioni, o nel corpo genetico relazionale, o come utilizzare l'intelligenza intuitiva nelle relazioni, no? Quindi ogni volta io propongo di fare un po' una piccola anamnesi. Quindi di prendere magari qual è la relazione per me più importante, no? Per esempio il bambino o la mamma o il partner o sul lavoro. Allora io mi metto davanti ai miei occhi, alla mia percezione, mi prendo questa relazione, no? Quindi mi guardo adesso la relazione con, per esempio, un partner. E il mio consiglio è quello di guardare
Se io guardo, sento, voglio sentire, voglio chiarire, voglio perfezionare, migliorare questa relazione con questa persona, guardo la relazione con questa persona e guardo, io consiglio di guardare dove nel corpo ricevo un impulso, quindi questa mia relazione con questa persona ricevo un impulso in una parte del mio corpo, no? Quindi di stare molto attenti, l'informazione viene subito, tu ricevi un impulso, per esempio qui, in questa parte, sulla spalla, o su un piede, o su un ginocchio, o altri organi, e quando hai sentito questo impulso, hai visto dov'è, chiedo di sentire, per esempio, se c'è una frase o se c'è un simbolo o se viene un colore, cioè se tu continui a entrare nell'intuizione, che vuoi Certo. fare una ricerca sulla tua relazione, ricevi sempre informazioni. Quindi prima decidere quale relazione mi voglio guardare, poi guardare dove nel corpo dove ricevi impulsi nel tuo corpo su questa relazione. Salutiamo Anna Maria, Carmen, Paola, ciao, ciao Ciao. Anna, ciao Adriana. Dove nel mio corpo, dove c'è questo impulso, dove è scritta questa relazione, quindi io riferisco sempre tutto sul corpo, perché il corpo è la nostra realtà, lì c'è anima e corpo, c'è spirito, c'è tutto, no? Perché il corpo è un po' la prova di. E quindi di continuare a vedere in questo contesto quali impulsi riceviamo. Per esempio, riceviamo il simbolo di una spina, riceviamo qualsiasi simbolo di un colore e di non bloccarci, ma se riceviamo un simbolo, il simbolo è un'informazione codificata. Se poi tu accetti il simbolo, che può essere qualcosa di strano, poi ti viene una nuova informazione. Se non lo accetti, ti blocchi, poi devi chiedere a Loredana, devi chiedere a qualcun altro che Certo. significa. Quindi di per sé la natura ci ha dato tutto per l'introspezione, per poter lavorare con noi e tutte queste informazioni intuitive sono scritte nel nostro corpo, nel nostro computer, nel nostro internet, che è fantastico e bellissimo. Quindi, dato che non l'abbiamo fatto avuto nelle scuole o nell'università che non ce l'hanno insegnato, è importantissimo ricominciare, prendere contatto con queste energie, con queste capacità, perché se lo facciamo così con fiducia, funzionano. Altrimenti ci aiutiamo un po' l'uno con l'altro, io guardo a te e tu guardi a me. Quindi l'intuizione nelle relazioni è qualcosa che ci dà libertà, che ci dà capacità, che ci dà nuove possibilità e quindi attivare. Lo possiamo naturalmente, noi lo facciamo nei nostri gruppi e corsi, lo facciamo io per te, tu per me, tutti guardiamo per te, per questa tua Assolutamente. relazione. E abbiamo visto spesso, naturalmente, che le relazioni con i nostri antenati sono anche molto importanti perché sono anche scritte nel nostro corpo, no? Assolutamente sì. Ecco. Ci sono anche dei, non della saggezza popolare che dice che ne so, quella persona, incontri una persona, quella persona è una spina nel fianco, no? Oppure mi fa friggere il fegato o mi sta sullo stomaco. Ce ne sono tanti, cioè era già una, non andiamo altro che a riprendere veramente quello appunto che è la nostra Matrix. Ecco, è arrivata Susi, buonasera. Se ce la togli davanti. Susie, siete. Si vede una parte che è meglio di no, eh? Adesso si appoggerà. E Si appoggerà? no, ma lei fa il suo lavoro magico quando siamo, perché appena si va in trasmissione viene subito, no?
adesso si appoggia Quindi dicevo, questa saggezza popolare che con l'intelligenza intuitiva noi andiamo a riprendere, quindi non diciamo niente di ex novo, semplicemente lo andiamo a riprendere perché appunto, come dicevi tu, non ci sono delle scuole o delle accademie che ci insegnano queste cose, a riprenderle, a tirarle fuori, a utilizzarle anche, no? Una buona, diciamo, opportunità di intuizione può essere quando noi incontriamo una persona o più persone. Come questo avviene nella sincronicità degli eventi? Può avvenire anche attraverso un sogno. Sfido chiunque una volta nella vita non aver sognato una persona X e il giorno dopo averla incontrata ed è accaduto quello che magari ha sognato nel sogno, che quindi ha creato, che non è la premonizione, non è altro che ascolto. Il cane, l'animale sa del precipizio, ma non perché non ha premonizione, perché ascolta. Sa del terremoto perché? Perché ascolta, non è che fa magia o gente, perché ascolta. Quindi noi, quando incontriamo una persona, dobbiamo chiederci perché abbiamo incontrato questa persona, il modo di relazionarmi con lei, che cosa mi può dare, che cosa non mi può dare, cosa mi può lenire, cosa mi può togliere, a seconda di. E questo può essere un discorso fatto sia all'inizio di una relazione, nell'intermezzo e soprattutto la cosa più particolare, difficile da fare obiettivamente, per questo, come dicevi tu, noi crediamo tanto, tanto, tanto nel lavoro di gruppo, pochissimo nel lavoro individuale, se non in casi eccezionali, quando una relazione finisce. Così come c'è una motivazione perché è iniziata e perché insieme a questa persona si è fatto un percorso, ripeto, che anche a livello di sincronicità può essere. Può darti, diciamo, delle motivazioni ferme, nel senso che tu comprendi appunto che questa persona l'hai incontrata per un motivo. Anzi, molto spesso sono dei patti animici che noi facciamo prima della nascita. Noi dobbiamo incontrare queste persone per una nostra evoluzione, ci sono strettamente necessari nel bene e nel male, e nelle relazioni d'amore e soprattutto nella relazione conflittuale. Perché ci sta insegnando quello che noi non vogliamo vedere. E quindi nella fine di una storia, quando uno sempre appunto è presente a se stesso ed è consapevole, deve valutare semplicemente che quella valigia adesso non mi serve più. Se vado a mare non mi posso portare i dopo sci e quant'altro, se ho avuto questa evoluzione. Devo lasciarla andare. Perfetto. Di nuovo, chi vuole, naturalmente la codoscienza ci sarà la settimana prossima con Serenella Ballore, Ah, ma appunto ok. anche Paolo, chi vuole, se me lo dice un po' prima, ma con Paolo siamo già collegati, posso collegare anche altri docenti perché naturalmente noi iniziamo, poi si crea poi il cerchio dei saggi e quindi tutti sono invitati a, con le domande o con la loro presenza a partecipare per il successo di questa serata. Quindi continuiamo un po' di dare dei piccoli impulsi perché già perché dato che è un corso, quindi scrivete se vi connetto subito. Dunque, nella relazione abbiamo anche visto fare una scoperta molto bella, molto importante. Che nelle relazioni ci sono dei contratti, no? Cioè, a livello appunto di anima, la gatta che avete visto, la Susi, ha fatto anche un contratto con me, no? Quindi, a livello intuitivo, ma che contratto ho io con mia madre? Che contratto ho io col mio ragazzo, col mio uomo, con la mia donna o con mio figlio? Cioè, il fatto di porsi queste domande è solo il fatto di porsi queste domande apre già dei cieli, ti apre già delle dimensioni immense, perché già la domanda comincia nel momento in cui si pone la domanda, si crea subito, comincia a crearsi la risposta. E naturalmente spesso evitiamo di ricevere le risposte, però se stiamo attenti le riceviamo. Quindi cosa non ho dato al mio uomo? Alla mia donna, cosa non mi ha dato lui, cosa non mi ha dato lei. Questo è un po' un altro modo per
così, per invitare a attivare la propria intuizione, la propria intelligenza intuitiva in questi contesti, no? Quindi voglio dare così strumenti abbastanza facili, cioè degli impulsi in modo che ognuno lo possa fare con se stessi, quindi non solo negli argomenti. Ciao Flavia, sono interessanti questi live, grazie. Quindi adesso vediamo un po' il corpo relazionale, corpo genetico relazionale che si crea in queste trasmissioni, no? Dunque, vediamo un po'. Noi stiamo dando questo impulso di apertura perché non esiste, come nella vecchia televisione, chi dà informazioni, chi guarda e chi ascolta. Nella realtà non esistono queste divisioni. Quindi nel momento in cui sei presente adesso, ogni persona che è presente contribuisce al successo, alle informazioni che diamo, dato che non abbiamo preparato niente di scritto, lo facciamo sempre in un modo intuitivo, contribuisce alla profondità, alla saggezza, ai simboli, agli impulsi che ci vengono, no? Quindi sentiamo un po', dato che il quarto corso l'hanno visto già alcune migliaia di persone, di sentire un po' adesso insieme questo corpo genetico relazionale che si è creato nelle relazioni tra, per esempio, anche il grande contributo di Paola, di Lori, di tutti gli altri che ci stanno aiutando, che stanno contribuendo a. Quindi sentiamo un po' insieme questo, adesso in modo intuitivo, questo contatto, questa relazione, questo corpo genetico relazionale che si sta creando tramite queste belle trasmissioni. Sono felicissimo della gente che sta partecipando. Dunque, ognuno può esprimere qualcosa, io vedo già tanti fiori, tante energie differenti nel simbolo dei fiori. Tante energie differenti nel simbolo dei fiori, quindi vedo colori. Lori è sparita un secondo, tornerà subito, penso. Aspettiamo un po' e poi chiamerà lei. Lori, chiami tu. Quindi questo corpo genetico relazionale tra noi, che non esiste solo noi da una parte e voi dall'altra, ma siamo sempre insieme, nella natura non ci sono queste separazioni, non ci sono queste differenze, io vedo tanti fiori rari e unici con una bellezza immensa. Scusate. Eccoci. Dunque, questo è un po' quello che vedo. Posso continuare perché do solo un piccolo impulso. Mi senti? Eh sì, ti sento. Tu senti?
Questo è il vantaggio svantaggio della diretta, però penso che ce la facciamo. Bene. Quindi intanto se voi potete già entrare, cominciare a vedere questo corpo relazionale che si sta creando in queste trasmissioni, ve ne sarei grato se cominciate a sentire a livello di simboli anche voi qualcosa. Finché questo non si sarà risolto. Quindi, nel momento in cui entriamo un po' nel campo, guardiamoci un po' questa relazione che stiamo creando tra di noi, che può diventare una relazione immensa, che può avere risultati immensi per questa collaborazione che stiamo creando, tutto è possibile. Vi invito a guardare. Ecco, Paola, grazie Paola. Paola, posso chiamare a te per Skype? Me lo dici, eh? Tante stelle come una costellazione matura. Wow! Bellissimo. Quindi, poniamo un po' l'attenzione. Ecco, ci sei? Ecco, senti, se non funziona di nuovo, poi continuo io, Lori, eh? Va bene, Lori? Ah, ok. Lori? Ok, adesso chiamo Paola. Ok, bene, Paola, ho sentito, proviamo, benissimo. Così vediamo se è Skype o se è solo il computer di Lori. Buonasera, che onore, ti saluto, che bello. Ciao, Ciao. ciao a tutti. Bene, Ok. io scrivo un secondo alla Redana che può Sì. lasciare, così mentre intanto se vuoi dire Se qualcosa vuoi tu, dico cosa ho visto sì, io. per favore. Sì, io ho visto che si stava creando un'unione luminosa tra vari corpi celesti e all'interno c'era una luce più ampia, un pianeta più luminoso, che era quello che teneva il centro della costellazione. E questo mi fa sentire molto vicino a quello che stiamo creando in vari canali su Facebook. Perché nella nostra società c'è molta disunione, quindi non ci sono più punti di aggregazione, soprattutto da una certa età in avanti. E quindi siamo come tutti i satelliti sconnessi, no? E allora adesso Facebook e c'è questa. Ognuno di noi sta prendendo questa posizione di mettersi in gioco in prima persona. E ho visto che sta nascendo in modo spontaneo, senza raccontarcelo dietro le quinte, e quindi probabilmente ci stanno aiutando anche i maestri, almeno nel mio caso personale mi hanno dato più input, esci dal castello, esci dal crepuscolo, esci, e tanti inviti
attuare il tempo. E quindi ho visualizzato questa costellazione, probabilmente, e questo c'è la luce nel buio che stiamo facendo tramite un network molto potente come quello di Facebook. Quindi il messaggio che ho capito anche queste stelle o questi fiori, se li vediamo, ossia se li attiviamo, creiamo sempre più luce, sempre più contatti, quindi lo faccio magari in questo momento, salutiamo la stella Gemma, la stella Anna Maria, la stella Flavia, la stella Anna, la stella Diva, la stella Stefania, la stella Carmen, e tutte le altre stelle che ci sono, Adriana, la stella Adriana e tutte le altre stelle che ci vedono. Quindi se ci diamo un po' di energia, ci diamo un po' di attenzione, ci salutiamo, ciao stella, ciao stellina, ciao ste, cioè di dare apprezzamento, visione, sentire l'odore, sentire il profumo, sentire la luce di tutte quelle st queste stelle che si stanno attivando. Questo è un modo come possiamo appunto rinforzare questo, se lo posso chiamare, corpo genetico relazionale di questo, del fatto di farsi vedere, no? Sì, infatti queste, tutte queste donne che hai nominato, che io più o meno, chi più chi meno conosco, stanno facendo un grande lavoro su se stesse e stanno facendo un grande lavoro all'interno dei propri nuclei, sui propri corpi generazionali e famiglie. E quindi tutto il lavoro che loro fanno all'interno di se stesse e nelle loro famiglie veramente guarisce tutta l'umanità e quindi loro seguono e poi mettono in pratica nella loro vita ed è questo, no, un po' il compito che siamo portati a fare, cioè incoraggiare con le nostre esperienze e fare sì che anche gli altri facciano la propria rivoluzione, in concreto, che quindi questa spiritualità si traduca nella bonifica delle nostre famiglie, quindi nella bonifica di questi corpi generazionali, quindi noi non commettiamo più gli stessi errori con i nostri, con chi verrà, perché noi abbiamo pulito, noi abbiamo spezzato. E quindi queste donne che anche partecipano ai canali su Facebook e poi mettono in pratica tutti gli insegnamenti. E quindi si muove veramente tanta energia. Quindi, appunto, come anche la nostra ricerca sulla matrice del codice genetico, mettere in equilibrio tutte queste relazioni, anche degli antenati, del passato, significa ricevere una nuova chiarezza, una nuova bellezza, una nuova saggezza, una nuova forza e di ridiventare quello che vorrebbero essere un po' tutti, di riprendere a brillare come una stella o come un fiore raro o come un fiore individuale. Quindi questi chiarimenti a livello relazionale ci portano tanti vantaggi, tante energie, perché non lo facciamo più, non agiamo più così, facendoci spingere dalle cose non risolte del passato, ma cominciamo una nuova programmazione delle nostre relazioni, rendendoci conto che abbiamo il potere di farlo, siamo esseri capaci, siamo essenze che sappiamo gestire, sappiamo creare, perché abbiamo questa libertà e questa possibilità di prendere decisioni, di restare nell'inconscio o di portare tutto sul conscio, quindi con queste capacità trasformative. Sì, io penso che alla base di questa trasformazione ci sia proprio il desiderio e poi la volontà e poi la decisione di diventare quel sole che va a spezzare quelle,
quelle ripetizioni antiche e porta nuovi messaggi, perché poi il compito del sole è di continuare a alimentare con nuove energie, quindi nel momento in cui puliamo queste memorie genetiche si apre un potenziale creativo dell'universo, della creazione, di tutto quello che c'è a disposizione, no? Perché non vediamo più solo come, così come siamo stati programmati, cioè diamo proprio una nuova lettura attraverso i nostri sensi, riusciamo a leggere la realtà, a interagire con il mondo in un modo nuovo, e questo porta non solo il rinnovamento, ma dà la possibilità proprio alla vita di manifestarsi nel suo potenziale creativo. Questo anche per le relazioni, perché nel momento che una sola persona cambia il modo di porsi all'interno delle relazioni, cambia il modo di rispondere degli altri. E quindi questo è molto importante, spezzare gli schemi. Poi, Violetta, da quando ho parlato con Paola durante un consulto sono più forte e tutto funziona meglio. In missione energia pulita, essenziale in questo momento storico, incline alla depressione emotiva, grazie. Bene, tanti di questi, per me appunto, nel momento in cui fai questo lavoro, la tua stella comincia a brillare di più. Quindi l'individualità delle stelle, il fiore raro, quindi se ognuno con questo lavoro cura la propria stella, il proprio fiore nell'individualità universale, perché siamo tutti unici in questo universo, quindi di capire che la tua stella, scoprire è così, wow, guardandola, vedendola, ci innamoriamo sempre di queste essenze a un livello. Guardiamo poi un'altra stella, vediamo questa profondità, quindi più stelle si fanno vedere, appunto utilizzando queste Facebook o altre metodologie, più tutto il cielo si riempirà di luce. Quindi il messaggio è questo, sì, di lavorare con se stessi, ma che ognuno accetti il fatto di essere una stella unica nell'universo e che oltre a brillare non hai altre cose da fare. Sì, è il primo compito. È il primo compito. È anche riconoscere la luce degli altri. E cioè vedere una grande possibilità nella luce degli altri, non competizione, invidia. Cioè, nel momento in cui io sento il mio valore, non ho più paura del valore degli altri. E questo è anche un modo sano per curare le relazioni, no? Che ognuno possa portare la propria luce. Quindi nel momento in cui una persona all'interno delle relazioni si assume la responsabilità del cambiamento, poi seguire e attendere il cambiamento dell'altro. Questo è molto importante, perché dobbiamo noi continuare a sostenere con la preghiera, con la meditazione, con questa energia, poi iniziamo ad accendere il lumino dell'altro, e finché l'altro non inizierà a risplendere da solo, però si può creare l'attrazione alla luce così, cioè può essere che l'altro veda nella tua luce inizialmente una minaccia perché tu cambi e non sa come porsi, ma poi far sì che l'altro si innamori della nostra luce, non metterlo in uno specchio di tu dovresti essere così, perché allora le persone si allontanano. Quindi richiede anche molta saggezza da parte nostra, molto amore, molta accoglienza. E quindi una stella è una stella è una stella, se vediamo invece le cose che critichiamo, allora ci stiamo perdendo la stella. Cioè siamo noi che ci limitiamo, no? Quindi appunto ogni tanto magari fare uno stop nelle nostre relazioni e dire magari, beh, adesso me la guardo in un modo nuovo,
Guardo, per esempio, mio marito che mi fa arrabbiare, oppure mio figlio o mia figlia che non fa quello che dico io, faccio uno stop, me la guardo in un modo nuovo, guardo la stella, la saggezza, l'essenza e scopro all'improvviso la loro luce e già se la vedo io e già si crea nella comunicazione già qualcosa di diverso. Comunque naturalmente anche negli animali. E quello che sarà tema nella prossima settimana, naturalmente, il corpo genetico relazionale che si forma con la terra, no? Sappiamo che perché abiti lì dove abiti, perché abiti a Roma e non abiti a Tokyo, ci sono sempre dei motivi perché la tua terra ti attira, vorresti tornare a casa quando sei in giro, come a me attira la Puglia. La mia casa, quindi anche con la terra, quindi questi corpi genetici razionali, se facciamo uno stop, un piccolo passo indietro, o ognuno lo può dire in un modo diverso, e guardiamo il tutto in un modo diverso, di permetterci questo lusso perché quello che vedremo nella persona più problematica della mia vita. Vedremo qualcosa di così bello che magari ci verrà uno shock perché non l'ho visto prima, perché ho litigato per 30 anni, perché, ma questo possiamo dimenticarlo, però questa capacità ce l'abbiamo tutti, è possibile, lo fai fare a tanta gente queste esperienze, quindi io almeno non ho, per chi ha voluto, non ho mai fatto l'esperienza che non ha funzionato, no? Tu? Sì, bisogna accettare che nel momento in cui iniziamo a muovere le energie che si erano bloccate all'interno di queste relazioni, di questi corpi, quindi mettiamo mano alle dinamiche che si ripetono, dobbiamo accettare tutte le fasi dei cambiamenti, perché è questo molte volte che spaventa, no? Non sapere dove ci porteranno i cambiamenti. E quindi ci sono persone all'interno di questo sistema di relazioni che accettano il cambiamento perché accettano anche di mettersi in discussione. E ci sono altre persone che rifiutano il cambiamento e quindi noi dobbiamo avere la forza di accettare anche la distanza che noi a volte siamo chiamati a prendere pur di proseguire il nostro percorso evolutivo. Quindi non è che dal momento in cui io mi lascio con un compagno perché io ho cercato un cambiamento e questa persona non l'ha accettato e non l'ha seguito, non è che cambia, cioè non è che io perdo questa persona. Diciamo che la relazione continua a livello planetario, ma continua con una distanza diversa. E quindi noi non dobbiamo vivere questi distacchi come delle perdite di vuoto assoluto, dobbiamo solo pensare a degli elementi che si avvicinano, si allontanano, poi si riavvicinano, poi si allontanano, no? Perché comunque la storia continua, continua nelle generazioni, continua nelle ere, no? E quindi noi abbiamo varie tappe. E dobbiamo accettare sia che la nostra rivoluzione porti a un cambiamento all'interno dello stesso nucleo, oppure che il tentato cambiamento lì dove eravamo possa anche portare a nuovi assetti, no? Nella nostra vita e in quella degli altri. E non avere paura di questi cambiamenti, ma accettare anche passaggi di sofferenza, perché la sofferenza è creativa, lo so che mette alla prova, però la sofferenza fa passare delle fasi di crisi e tutte le crisi energetiche, chimiche, della materia portano poi a, una nuova vita. Perfetto, anche forse la sofferenza, quella di cui parli. Cioè, ho visto spesso in situazioni che la gente che ti è attorno ti provoca, ti fa arrabbiare
perché vede la tua luce e vuole arrivare alla tua luce. Quindi a volte situazioni di sofferenza o gente che ti disturba, forse sono anche i tuoi maestri, quindi di vedere bene cosa c'è intorno a te. Carmen dice bene, proprio ho bisogno di vedere quanto brillo come stella, visto che molti mi vogliono spegnere. Aretha dice, cercano di spegnere la tua luce, forse Carmen, le persone hanno paura dell'energia spirituale, oppure cercano di spegnere la tua luce perché hanno scoperto che tu, se ti aprirai nel tuo cammino, sarai in grado di accendere la luce degli altri, forse, cioè tutte le esperienze negative hanno anche una parte positiva. Quindi Carmen, forse è il tuo compito, uno dei tuoi compiti, di andare in giro e accendere le luci, dove uno arriva lì e accende tutte le luci. Quindi se non lo fai tu, gli altri tentano di spegnere la tua luce. Io vedo le cose sempre in questa dialettica, in questo campo del più e meno, no? Sì, io ho visto che una difficoltà è quella di, per molte persone, è quella di affermare quello in cui credono, nonostante si sia in minoranza o si sia singoli. Uno. E è chiaro che poi le pressioni dall'esterno possono essere pesanti. A volte diciamo che la stella luminosa a volte è costretta a trasformarsi in un drago che spara fuoco, allora la luce diventa la luce del fuoco, no? Però anche a volte anche l'aggressività. Se è per lo scopo di bene, cioè, e questa è la lotta su questo piano, perché a volte quando si combatte con la densità e con l'arroganza, no, non capiscono la gentilezza. Allora bisogna un po' entrare anche nel loro linguaggio, nella loro modalità. Quindi a volte anche l'irruenza, se illuminata da uno spirito di bene, a volte è necessaria. Poi è chiaro che non può essere solo quella la modalità, ma bisogna trovare il modo di esprimersi, perché è importante esprimersi. Esprimersi quella volta per dire quella cosa, perché possa veramente arrivare al cuore della persona. E allora, anche se in quel momento serve un'energia, no, più potente, che invece di essere quella eterea è quella incarnata, che è anche carne, va bene purché scuota le coscienze. Ci vuole molta volontà e anche coraggio. Quindi, finché non c'è la forza interiore che si è centrata, a volte richiede tanto coraggio. E il coraggio si sviluppa con la preghiera. E bisogna che noi ci sosteniamo con la preghiera, perché se non ci sosteniamo con la preghiera e con la meditazione, noi siamo molto influenzati dall'ambiente. Perché dalle dimensioni superiori sempre viene detto pregate, 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 perché loro sanno che è l'unico strumento che abbiamo per essere in quella connessione. Tornare regolarmente a casa, tornare nel Sì. silenzio, tornare nella meditazione, nella preghiera, ognuno ha un proprio strumento E diverso. Sì, caricarci, sì. e caricarci, cioè è lì che ci carichiamo di luce. È in quel momento, è in quello spazio che ci carichiamo di luce. Quando tra inspirare ed espirare, anche la natura ci insegna continuamente, c'è uno spazio dove non c'è niente, no? C'è qualcosa tra, questo è il corpo genetico relazionale, ci fa vedere anche un po' l'universo, no? Comunque l'esperienza, quando chiedo a gente il tuo momento più bello della tua vita, cioè molte coppie dicono, beh, abbiamo fatto una bellissima esperienza dopo aver litigato. Abbiamo litigato di brutto, ma poi è stato così. Se non avessimo litigato,
confermare quello che dici, non avremmo avuto questa bellissima esperienza oppure questa profondità nell'esperienza, no? Poi naturalmente è importante questa nostra unicità, il fatto di essere unici, quindi di incontrare un'altra persona o animale o la terra, crea sempre situazioni nuovissime, indescrivibili all'inizio perché le creiamo noi. Quindi entrare in questo silenzio, nella preghiera, nella meditazione, ci fa capire che ogni momento, ogni situazione possiamo creare qualcosa di nuovo, come lo fa un fiume, come lo fa l'aria, come lo fa la natura, come lo fanno un po' tutti. Quindi dal silenzio, io lo chiamo il campo del punto zero, nasce un po', c'è un po' la creazione. E quindi le esperienze degli altri sono esperienze degli altri, però incontro una nuova persona è un'esperienza diversa. Cosa posso imparare da questa persona? Cosa può imparare questa persona da me? Quindi l'unicità nell'universo è un po' l'unica cosa sicura, no? E quindi abbandonare tutto quello che sappiamo, che abbiamo letto, che abbiamo sentito, perché se io incontro adesso se incontro una persona, se incontra Carmen o Anna Maria o se incontro te Paola, in questo momento sei differente da ieri. Per fortuna, perché la purificazione continua e quindi abbiamo sempre veramente nuove emozioni da vivere. Quindi queste emozioni da vivere le possiamo avere 24 ore su 24, se vogliamo, quando vogliamo. E questo è bello ogni tanto entrare nel proprio silenzio interiore e prepararsi a queste avventure, a questi bei momenti dove si vive, si vede l'altra persona con la quale si è magari da 50 anni insieme. Ah, Pasquale, oggi sei così, ti vedo così luminoso, ma io sono sempre lo stesso. E vabbè, ma io vedo un po', facciamo una festa, cuciniamo qualcosa. Come mai ti è arrivato il nome Pasquale, che è il marito di Anna Maria? È Anna Maria che sta pensando al suo Pasquale, che è amico di noi, vedi? Allora vedi che stai già captando le informazioni, eh? Sì, nel momento in cui ci si connette, si crea un po'. Per me l'intimità non è nelle relazioni uomo e donna, ma è nella profondità delle relazioni, no? Lì si crea, per me la vera intimità e nell'amicizia soprattutto, e in queste approfondire la ricezione dal silenzio, no? E quindi mi è venuto, sì, mi è venuto questo nome, sì. Questa a prova della costellazione che c'è veramente, Ah, perché ah, alla ah, 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 fine dice Anna Maria, sì. non ci sono segreti, non ci sono segreti. Infatti lo dico ogni tanto, ci lamentiamo magari del NSA che ci spia tutti. Se noi ci mettiamo insieme, cioè l'internet scritto nel nostro corpo sa molto di più. Perché in ogni caso, in ogni momento riusciamo a ricevere informazioni su tutto, no? Quindi noi siamo il Sì. vero internet. Questo utilizziamo questi strumenti per renderci conto che quello che la tecnica ci fa vedere lo sappiamo fare anche così, ma siamo ancora un po' insicuri se funziona, no? Carmen, io prego molto, mi sa che Dio si è stancato di sentirmi e io medito molto, mi piace farlo. magari alternare, per questo Paolo diceva, un po' star zitti e un po' pregare. Così stando zitti si pensa un po' a quello che si può dire o chiedere. Comunque appunto ricordo che in qualsiasi relazione, se volete la scientificità dell'informazione del corpo genetico relazionale, ascoltate sempre nel mio rapporto con questa persona o con questo gruppo dove c'è nel tuo corpo una risonanza, perché vedrete
In questo punto del corpo sentirete qualcosa, dopo aver chiarito, vedrete, ed è misurabile, che magari le spalle o lo stomaco o il ginocchio o qualcos'altro si è calmato. Io ho visto, ho fatto molte esperienze dove un dolore, una persona che non si poteva più alzare o muovere, chiarito questa relazione, subito all'improvviso ha continuato, ha ricominciato tutto a funzionare bene, no? Quindi in tutte queste introspezioni o dove entriamo nel silenzio o nella meditazione o nella preghiera e ci guardiamo il nostro corpo relazionale con questa persona o con quest'altro o il nostro individuale, di sempre di guardare dove nel nostro corpo c'è una risonanza. Magari forse lì c'è sempre un dolore o c'è sempre un impulso e quindi riceverete le informazioni che questa parte del collo o questa parte della testa si potrà si calmerà, scusate, si calmerà se io chiarisco questa relazione, quindi il contratto che ho fatto con questa persona, io ti do sicurezza, tu mi dai gioia, io ti do forza, tu mi dai spensieratezza, io ti do, cioè di chiarire informazioni sui contratti, soprattutto relazionali di coppia o con i bambini o con nel sistema familiare, quindi di mettersi un po' lì e domandare, farsi queste domande. È bello questo. Non siamo abituati. Però ho visto che nel momento in cui le informazioni arrivano, cioè abbiamo fatto tante di queste ricerche, le facciamo sempre tramite Skype, 5, 6, 7 persone, quindi lavoriamo sempre a livello individuale. Nel momento in cui si è chiarito, ah, io non ho dato questo, ma è vero, è giusto, cioè si smette di litigare e viene un dubbio, ah, quindi se io do quello che non ho dato, come dicevi tu, già miglioro la situazione, già apro nuove porte, in ogni caso la mia porta non è chiusa e l'altro prima o poi si stanca di, perché vede che la mia porta non è chiusa, sto dando quello che... Quindi vedo sempre a livello animo, animo, dai, ci spostiamo. Cosa facciamo? Eh sì, ci incontriamo, ci sposiamo, facciamo, io ti darò questo e tu mi darai questo e quindi creeremo la nostra felicità imparando qualcosa di nuovo, ognuno quello che ha ordinato, no? E questa è un po' la mia esperienza. Bello, in questi giorni riflettevo sul fatto che molti giovani avrebbero bisogno di un corso intensivo di allenamento alla interiorizzazione. Il problema della società iperconsumistica è proprio quello di volare solo sulla superficie delle coste e degli eventi. Nulla si trattiene, nulla si elabora. Ecco perché tanta aggressività nei confronti delle donne. Perché non fate dei corsi online? Creazione bagaglio interiore. Ecco, magari, bellissimo, creazione bagaglio interiore, cioè capire qual è il proprio bagaglio, no? Sì. Che il bagaglio poi sono le proprie capacità, la propria forza, la propria individualità. È tutto troppo veloce, vero? Bene. Grazie. Bene, allora grazie. Dunque, la settimana prossima ci sarà anche... E come sento la mia casa, il mio luogo, perché mi trovo lì, io la chiamo genetica del territorio, perché è importantissima. Abbiamo fatto a Taranto due trasmissioni su questo, anche in diretta, e ci sarà anche la Serenella Ballore. Quindi per chi vuole, io in questo ho sviluppato molto, chiedetemelo perché a me piace tantissimo, l'incontro dei maestri, che siamo tutti maestri e maestre, per me è il massimo della ricchezza, della gioia. Grazie, Ok, grazie tante, Git, buona serata. della tua disponibilità improvvisa. Un saluto a Sabine Va bene, lo darò, sta e alla lavorando di là. Micia. Ok, va bene.
Grazie, Ciao, ciao ciao. ciao a tutti, Ciao. ciao. Sì, grazie a tutti, vi ringrazio della vostra partecipazione. Appunto, questi corsi vengono visti sempre 2, 3, 4, 500 volte, quindi per chi non poteva partecipare, vi chiedo, vi prego di dare il link in modo che da crescere, far crescere questo corpo genetico relazionale di questa ricerca e così raggiungere più persone. Grazie, buonanotte, alla settimana prossima. Ciao ciao.